Signore e signori, in questo AgriFocus facciamo un approfondimento su un cantiere di trapianto pomodori del tutto fuori dal normale. Sono circa pochi, non so il numero preciso, ma sono davvero pochi i cantieri di questa tipologia oggi in Italia. Si possono contare, penso, sulle dita di una mano. E vi voglio parlare di un insieme di attrezzature che fa ammontare il valore di questo cantiere a quasi 400.000 euro, giusto per dare un valore indicativo, ovviamente tra trattore, sistema di guida, trapiantatrice e tutto il resto che ruota attorno a questo trapianto di pomodoro. Abbiamo un T5 Autocommand che è al quale è installata una guida satellitare Topcon in RTK, ovviamente per avere intanto la precisione massima oggi disponibile sul mercato e la ripetitività delle passate, delle macchinate, nonché anche tutto quel che riguarda la gestione degli appezzamenti con l'assoluta precisione. Un T5 Autocommand con sollevatore anteriore su quale poi è installato il serbatoio del concime e soprattutto una trapiantatrice automatica Ferrari Costruzioni Meccaniche modello Futura, quindi questo è il nome che è stato dato a questa trapiantatrice spaziale. La vedete lavorare tra pochissimo, vi spiego un po' di numeri, fa davvero impressione, mi ha impressionato tantissimo perché ho visto numerosi cantieri di trapianto, dal tabacco al pomodoro a varie tipologie di macchine, ma non ho mai visto nulla di simile. È un cantiere nuovo di quest'anno, quindi 2022. La macchina trapianta a tre file binate, eccole qui, quindi abbiamo la fila sinistra, la fila centrale e la fila di destra, a 1,50 m e un sesto di impianto di 40 cm tra le piante. La località di oggi è quella delle valli del Mezzano, che per chi non le conoscesse sono delle valli così chiamate, una zona di bonifica, una zona di terre che sono tuttora confinanti con delle lagune nella provincia di Ravenna, a pochi chilometri dal mare, che si trova verso quella direzione. Siamo alla metà di maggio, in un momento molto caldo, in dei terreni che oggi sono sciolti, ma sicuramente che quando poi qua fa caldo, acqua e tutto, diventano sicuramente delle terre pesanti anche da lavorare. La guida RTK Topcon, vi faccio vedere subito questo invece come lavora. Direi che fa un lavoro impeccabile. Complimenti a Topcon sia per l'installazione che per l'assistenza, ha davvero un gran nome e posso solo parlare bene di loro perché ci ho a che fare e sono davvero delle persone straordinarie, oltre che un team molto affiatato, e davvero anche divertente lavorare assieme a loro. Bene, vi faccio vedere il cantiere, eccolo qua, guardate la velocità di avanzamento. Pazzesco, vero? 2,5 km con una produttività giornaliera di circa 8 ettari, la capacità di trapiantare circa dalle 7.000-8.000 fino a un massimo di 10.000 piante l'ora e una trapiantatrice che in automatico riesce a fare il lavoro con soli due operatori che posano i plateau e un altro operatore che invece controlla che il trapianto avvenga in modo ottimale. Questo è il passo, l'andatura che ha la trapiantatrice. La cosa mi ha impressionato, come dicevo prima, perché ha una capacità oraria e giornaliera che è praticamente doppia, se non addirittura un po' di più, di quello che è un cantiere tradizionale, quindi quello con i classici operatori seduti per
inserire la pianta all'interno dei vari bicchieri, dei vari bicchieri rotativi e a differenza dei comuni cantieri questo è un sistema completamente pneumatico, quindi vi faccio vedere già i compressori che sono installati nei vari punti del telaio della macchina, hanno i filtri e un raffreddamento del circuito ad olio del tutto autonomi, quindi al trattore viene soltanto attaccato la presa di forza e i due punti inferiori dell'attacco tra punti. Abbiamo i compressori che caricano le nostre bombole e poi ciascuna fila, quindi ciascun elemento di trapianto ha poi un serbatoio dedicato. Adesso vi faccio vedere un po' come risulta il trapianto da sotto e poi andiamo anche nella parte sopra che è ovviamente quella più interessante. Questa è la nostra fila finata, eccola qua. In mezzo potete vedere che è una coda che consentirebbe la messa a dimora della manichetta, quindi l'interramento della manichetta. In questo caso non viene utilizzata perché hanno visto che inserire la manichetta, gestire tutto questo cantiere con la manichetta ridurrebbe la produttività oraria e quindi giornaliera, e per questo non viene utilizzata. La macchina, prima che io salga, funziona in un modo piuttosto semplice ma molto efficace, nel senso che c'è spazio per due plateau per ciascun elemento di trapianto, ci sono delle mani a doppie dita, sono 11 per ciascuna fila, che prelevano dal plateau aiutate da delle dita singole che spingono la piantina verso la mano a prendere la pianta e inserirla nel prebicchiere. Prebicchieri perché sono 11 elementi che vengono precaricati e lasciano andare poi la piantina tutti nello stesso momento. La lasciano andare nei bicchieri rotativi, quindi nei bicchieri che hanno un circuito ben determinato, che sono poi quelli che lasciano andare la pianta e ne consentono il trapianto. Bando alle ciance, vi faccio vedere un po' come funziona questa macchina qua. Vado su dall'altra parte che è meglio, che non ci sono gli operatori che stanno lavorando, così non li disturbiamo. Anzi, hanno cambiato idea, si vede. Allora io faccio ancora il giro di qua. Ed eccoci qua. Come potete vedere ci sono le nostre dita che prendono la pianta, ecco qua, e sono aiutate da dei pistoncini che passano la pianta spingendola direttamente all'interno, ecco qua, si vede bene, delle nostre ovviamente questi plateau sono dei plateau apposta per questo tipo di trapianto, che sono forati da un lato e hanno una certa dimensione nonché un certo numero di piante, ovvero 260 piante per plateau. Questo perché le 11 mani e gli 11 pistoncini che spingono appunto la pianta ognuno nella relativa mano hanno un movimento alterno e si sfalsano man mano a prendere le varie piantine nel plateau, quindi i conti devono sempre tornare, ok? Non so se sono stato chiaro, ma è un sistema che, come potete vedere, dà sempre il tempo alla macchina di esaurire completamente ciascun plateau. Ne approfitto di questa pausa per spiegarvi. Praticamente questi sono gli 11 prebicchieri che vengono caricati tutti insieme, ovvero quando l'ultimo bicchiere che è sotto i nostri prebicchieri rimane vuoto. Vuol dire che
ci saranno dei set di caricamento in continuo. Ogni 11 vuoti vengono ricaricati. Questo vuol dire che quando l'ultimo carico è lì e tutti quelli successivi sono vuoti, allora i prebicchieri lasciano andare ciascuno la loro piantina. Questo ha, diciamo così, a set, questo sistema di lavoro a set permette di caricare tutti i bicchieri insieme e quindi anche i prebicchieri. Ecco perché il lavoro delle mani non è alterno ma è continuo e sempre lavorano sempre tutte insieme. Siamo ripartiti, adesso vi faccio vedere una cosa che è il numero di piante della macchina, quindi complessivo, per cui si lavora, con cui si lavora in questo momento. Non so se si è visto, ma il plateau è stato il primo plateau che è vuotato ed ecco che si parte con il secondo plateau. Anche questo passaggio è automatico. L'operatore carica il plateau nella parte superiore e quando la macchina rileva di aver preso le ultime piante, il plateau vuoto viene scaricato in basso e portato nel punto di raccolta e il plateau carico passa dalla posizione alta alla posizione di lavoro, di presa, così da non interrompere mai la macchina, ok? Tutti questi meccanismi sono pneumatici, quindi la macchina è gestita interamente tramite aria, se non il sistema idraulico che avete visto alzare e abbassare, che quello consente sia all'operatore sia a una seconda regolazione fatta sulla macchina di gestire il carico degli elementi e della macchina stessa sul terreno. E il secondo elemento che viene gestito idraulicamente è legato allo sterzo del trattore ed è la sterzata assistita. La sterzata assistita perché la macchina non è solo a sollevatore, quindi è semiportata, è agganciata ai due punti del sollevatore, ma le ruote posteriori poggiano sempre. Vi faccio vedere adesso che cosa vuol dire, lo vedrete subito, perché quando il trattore sterza, la macchina sterza. Adesso l'operatore sta alzando manualmente gli elementi, ok? Vanno in posizione di trasporto, trasferimento, insomma posizione di manovra, e la macchina è pronta a sterzare, a fare manovra. Eccolo qua. Vedete che le ruote anche da ferme sterzano. Ed eccole qua. Questo ovviamente consente di seguire il trattore nel migliore dei modi ed avere sempre un punto di appoggio, dato che tutto l'insieme pesa circa 50 quintali. Ovviamente un trattore di questa tipologia non può permettersi di sollevare una trapiantatrice così pesante e quindi è normale che sia richiesto un sistema di sterzo come questo qua. Questo cantiere, come vi ho fatto vedere, va circa 2 km orari e mezzo all'ora e è gestito come guida satellitare dal sistema Topcon, per l'azienda per la quale siamo qua oggi per fare dei filmati che vedrete poi sul nostro canale, sempre su Agri957, sia su YouTube che su Facebook. Iscrivetevi e lasciateci un like se vi piacciono i nostri video, seguiteci anche sui social, non dobbiamo dirvelo sempre, ma non voglio ripeterlo sempre, ma visto che non tutti quelli che sono su YouTube ci seguono, allora ve lo ricordo. Eccoci qua, posizione di lavoro, da manovra l'operatore gestisce la pressione al suolo della macchina e adesso vi faccio vedere dove passa la piantina per arrivare al suolo. Eccoci qua, vi faccio vedere dove passano le piantine. Bene, passa, ci siamo. Rilievo, quello che torna retro. Bene, mi gioco il jolly perché vi faccio vedere la macchina come forse pochi avrebbero pensato di farvi vedere, spero si capisca qualcosa. Bene, eccoci qua.
non fatelo a casa. Ecco qua la precarica dei bicchieri, ecco, che viene deposita, lascia andare le piantine tutte insieme nei bicchieri rotativi veri e propri, e là c'è il punto di caduta del pianto. Sulla macchina abbiamo delle impostazioni riguardo al sesto di impianto del pomodoro. Potete vedere 40 cm di interfila tra pianta e pianta, 33.300 piantine per ettaro, e poi abbiamo delle altre distanze che sono poi delle ulteriori regolazioni da fare poi a seconda del sesto di impianto, a seconda del lavoro della macchina. Bene. Adesso vedo di volare giù senza ammazzarmi, farvi vedere la macchina da dietro mentre lavora. Bene, anche questo AgriFocus giunge al termine. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ve lo dico perché abbiamo una percentuale di iscritti molto bassa rispetto a quelli che guardano, rispetto a quella che guarda i nostri filmati. Seguiteci sui social, siamo sia su Facebook che su Instagram come Agri957 Official, e lasciate un like, condividete. Io voglio ringraziare intanto Topcon Position Italy per avermi invitato a fare le riprese a questa macchina. Sia nella figura di Marco Miserocchi nonché di Matteo Ceron, che mi ha assistito, è stato con me in campo oggi. Voglio ringraziare l'azienda agricola Manaresi e sia l'operatore del T5, ma anche Simone Minguzzi, che è un amico che abbiamo trovato oggi e che è stato un piacere trovarlo e farci due chiacchiere. Iscrivetevi al canale. Vi saluto e ci vediamo nel nostro prossimo appuntamento su YouTube. Ciao! Bene, questo AgriFocus giunge al termine. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube Agri957, a supportarci, lasciarci il like, a condividere, a seguirci sui nostri social Agri957 Official, sia su Instagram che su Facebook. Volevo ringraziare Topcon Italia, Topcon Positioning Italy, nelle figure di Marco Miserocchi e Matteo Ceron, che mi ha accompagnato qua oggi a vedere questo fantastico cantiere per il quale ho lavorato e ho realizzato le riprese oggi. Volevo ringraziare anche gli operatori, volevo ringraziare anche l'azienda agricola Manaresi, e anche Simone Minguzzi, che è un caro amico che abbiamo ritrovato oggi. È stato un piacere vederlo qua in campo. Vi saluto, ci vediamo nel prossimo appuntamento sui nostri canali. Ciao!